Cos'è successo? Il mio amico Paul Revere è scomparso 3 giorni fa. Quell'uomo mi ha confermato che sono scomparsi anche la moglie e il figlio. Mi dispiace. Revere era un uomo abile e capace. Cercava di indebolire il controllo dei soldati sulla città. Quartiere dopo quartiere conquistava la fiducia e il sostegno dei cittadini. Prenderò il posto di Revere per rinsaldare la città. Se la gente lotterà con noi, un nuovo capo sostituirà Washington. Questo paese deve essere governato dal popolo.
Grazie per avermi aiutato. Farò la mia parte.
Washington sta tenendo un discorso. Forse potremmo farci un'idea delle sue reali forze. Cittadini degli Stati Uniti, sono dinanzi a voi con umiltà. Ogni volta che osservo queste terre immense, vedo ognuno di voi soffrire. Già, soffrire e lottare per una vita migliore, un futuro migliore, un'America migliore. Ognuno di voi si sacrifica, si immola per questo grande paese, per la libertà. Perciò umilmente vi dico, il vostro sacrificio mi dà forza e non soffrite invano. Lo so che la vita è difficile. Devastazioni della guerra, carestie, crimini, fardelli imposti dai sediziosi seguaci di Thomas Jefferson. Ma noi abbiamo un grande scopo che ci unisce e ci eleva al di sopra di tutte queste difficoltà. Per noi, la repressione di questi ribelli non è altro che l'assaggio del banchetto che verrà. Cittadini, qui davanti a voi sento i 4 milioni di cuori americani battere in questo mio petto. Per questo voglio annunciare un nuovo grande progetto. Stiamo radunando immensi eserciti. Stiamo addestrando delle potenti armate. Presto muoveremo guerra contro il nostro vero nemico, l'Inghilterra! Invaderemo le braccia inglesi per coltivare i nostri campi e renderemo nostre schiave quelle genti. Tutti voi trarrete profitto dal sudore delle loro fronti. La nostra nazione si ergerà al ruolo che le spetta, il ruolo più importante. Siamo il regno più forte, siamo gli Stati Uniti d'America! Si elogiano. Di la verità, avanti. La verità, avanti.
È giunto il momento di la verità. Avanti.